più di alcuni partiti politici oggi in Italia. Ma dopo l'insurrezione del 34 è costretta a sciogliersi. Sarà ricostituita successivamente nel 1839. Di Gioberti sono una cosa. Gioberti, un ex sacerdote piemontese mazziniano, è quello famoso per aver fondato la teoria del cosiddetto Nebel Fiume. Dice: va benissimo l'Italia unita, perfetto, chi deve esserne a capo? Il Papa. Oggi questa cosa a noi forse fa ridere. All'epoca era il progetto, in questi anni successivi, adesso arriviamo nel biennio 1848-49, il vero progetto. Perché? Perché va sul soglio pontificio Pio IX, che è un papa che all'inizio fa piccole riforme, apre un po' ai laici, fa una specie di costituzione a Roma nel suo stato, e quindi tutti pensano di poter avere finalmente il leader. Va a finire, qualcuno dice, che costruiamo l'Italia e che Pio IX diventa il sovrano di quest'Italia. Contemporaneamente parte da Palermo, ma si diffonde in tutta Europa. Nel 1848 scoppia una rivoluzione. Nel nostro modo di dire, si dice ancora, è stato un 48, è un 48, viene da lì, 1848, rivoluzione a tutto busso. A Parigi, Vienna, Napoli, Marx ed Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista 1848, pensando a quella rivoluzione lì. Quindi l'Europa sembra sull'orlo della rivoluzione, i popoli sembrano sulla possibilità di liberarsi. Milano si ribella, Brescia si ribella, Venezia si ribella, Roma si ribella. A quel punto il re di Piemonte dice: è la volta che divento re d'Italia, proviamoci. E va in guerra. Va in guerra, ma veniamo sconfitti a Custoza. A Custoza, come ho messo lì, noi ci piace, a me piace molto, tutti i giorni di Capodanno, ascoltare il concerto da Vienna degli orchestrali viennesi, che ci dà un tempo in televisione, adesso sembra che non ci dicono più neanche quello, e si conclude con la famosa marcia di Vadesi, che siamo tutti lì con i viennesi a applaudire. Ricordiamo, io continuerò a dire, ricordiamoci che l'inno è stato scritto in onore del maresciallo Radetzky quando ha sconfitto gli italiani, anzi non gli italiani, i piemontesi a Custoza. Quindi quell'inno lì è l'inno che ricorda una nostra sconfitta. Si riprendono brevemente le ostilità. Nel 1849 il Piemonte è completamente disfatto. L'Austria recupera tutto e per noi è un disastro. Garibaldi prova a resistere a Roma, dove si era formata la Repubblica. Mameli scrive il suo inno perché chiama la raccolta per diffondere queste repubbliche, e morirà a Roma Mameli nel 1849. Garibaldi, come è noto, sconfitto dai francesi, perché i francesi intervengono a favore del Papa per instaurarlo, e inseguito dai francesi scappa lungo la Toscana, Molise, poi arriva nelle Marche da noi. Anita muore a Porto Garibaldi, come è noto, e poi lui prova ad arrivare a Venezia, ma non ce la fa, cade anche a Venezia ed è costretto a lasciare l'Italia. Sono quasi alla fine, devo arrivare al 61, quindi siamo già al 59, tranquillo. Gli austriaci cosa fanno? Gli austriaci provano questa strategia: picchiare durissimo le elite italiane, intellettuali, aristocratici, eccetera, per vedere di ingraziarsi il popolo. Non ci riescono, anche perché le loro politiche sociali in realtà non sono favorevoli né ai contadini, né ai popolani, né agli artigiani. Nel frattempo Cavour forma il primo governo, il governo naturalmente piemontese, nel 1852, e capisce una cosa: che anche il Piemonte, che comunque tra quegli stati è il più forte, da solo non ce la farà mai, e anche con tutti i volontari garibaldini, democratici, patriotici, sono stati tantissimi, migliaia di volontari, non sarà in grado di battere l'Austria. Capisce che ha bisogno di un alleato.
Dopo il 1858, sempre nel film di Martone, c'è stato questo episodio. Felice Orsini, che tra l'altro è un romagnolo, prova a uccidere Napoleone III, che è il nipote di Bonaparte, che nel frattempo era diventato sostanzialmente il padrone della Francia, era sostanzialmente anche lui si faceva chiamare imperatore. Felice Orsini getta questa bomba, però che sarà copiata, perché è una bomba che quando scoppia pezzi di ferro, chiodi, qua sono dappertutto, ci saranno morti e feriti, ma la carrozza di Napoleone III era corazzata e resiste. Tra l'altro tirano la bomba mentre Napoleone III va a teatro, come si vede nel film, ma non li catturano lì nel film, per chi l'ha visto li prendono lì la polizia. Loro invece cosa fanno, lui e il suo complice, chiamiamolo così, tornano nei loro alberghi tranquillamente e vengono arrestati, non so se era stesso la mattina dopo, nei loro alberghi, probabilmente non ritenendo che gli avrebbero ragione. Felice Orsini è famoso, oltre perché questo attentato ha fatto molte vittime innocenti, per la lettera che scrive prima di essere ghigliottinato. Lui scrive una lettera a Napoleone III in cui gli dice che ci sarà sempre qualcuno come lui che proverà sostanzialmente a dimostrare a Napoleone III o ai monarchi dell'Europa che gli italiani sono disposti a morire per la loro libertà e per la loro unità, e che quindi gli dice le conviene, caro sovrano, conviene a Napoleone III di essere ricordato per gli italiani come colui che ha aiutato gli italiani a trovare libertà e unità, non come colui che l'ha ostacolato. Questa cosa sembra che in qualche modo faccia pensare Napoleone III, ma il vero artefice dell'alleanza con la Francia, perché alla fine ci alleeremo con la Francia, è Cavour. In Europa nel frattempo non c'è solo l'Italia, c'è una guerra, ci sono sempre delle guerre. La guerra per caso lì è una guerra tra la Russia, che è la Russia zarista, l'impero, che vuole arrivare sul Mediterraneo. Per arrivare sul Mediterraneo si va a scontrare contro l'impero turco, un impero che si sta piano piano disfacendo, ma che è ancora lì e ci sarà fino alla prima guerra mondiale. Gli inglesi e i francesi non vogliono che i russi arrivino nel Mediterraneo, hanno paura dei russi, anche quando erano zaristi, paura dei russi. Scoppia una guerra, la cosiddetta guerra di Crimea. Cosa fa Cavour? Cavour manda un contingente di soldati piemontesi, tanto per partecipare, non sono decisivi, ma permettono a Cavour di fare che cosa? Di andare a Parigi a discutere la pace, e a Parigi per discutere la pace fa un accordo con Napoleone III. L'accordo è un accordo difensivo. Piemonte, Regno di Piemonte, è alleato con la Francia, e nel caso che l'Austria attacchi il Piemonte, la Francia interverrà a favore del Piemonte. Classica alleanza. Apro e chiudo una parentesi, non so se ci sono appassionati di fotografia, la guerra di Crimea è famosa perché è la prima guerra al mondo ad essere fotografata. Le prime fotografie di guerra sono fotografie della guerra di Crimea. Cosa deve fare il Piemonte? Provocare l'Austria. Gioco abbastanza facile, perché poi anche gli stati sono permalosi. Scatta quindi la provocazione e scatta la guerra. La guerra, grazie all'intervento francese, sarà vittoriosa. Un'avanzata anche veloce, si vince nelle famose battaglie di Solferinos e San Marino, Solferino 1859. Così veloce, così vittoriosa che i francesi dicono: basta, fermiamoci dopo la Lombardia, perché stesso problema politico che aveva Napoleone. Uno stato futuro, chiamiamolo italiano, troppo grande, poteva diventare un avversario della Francia o poteva essere meno controllabile. Quindi si dice, Napoleone dice: bene, facciamo la pace con l'Austria, basta così. Napoleone naturalmente va all'incasso, l'accordo prevedeva Nizza, questo è il motivo per cui a Nizza si parla italiano, perché era quella cosa lì, un altro pezzettino di costa nostra e la Savoia, propriamente detto, che va alla Francia. Cosa succede però? Queste vittorie clamorose portano a che cosa?
portano a far saltare gli stati centrali, che sono fragilissimi, soprattutto lo Stato Pontificio, il Gran Ducato di Toscana. Le popolazioni lì, in qualche modo, prese l'entusiasmo, perché il vero nemico era l'Austria, sì, non dico si sollevano, ma se non in piazza favorevole l'unità. Come si fa in queste nazioni, in questi stati, a decidere dell'unificazione con i famosi plebisciti? I plebisciti che sono gli antenati del referendum. I cittadini maschi andavano a votare, lì il plebiscito tra l'altro coinvolgeva molte più persone di quanto sarebbero state coinvolte successivamente nelle elezioni italiane, dicevano semplicemente, poi la domanda era un po' più complicata: vuoi entrare nel nuovo regno, vuoi entrare nel regno di Piemonte, non c'era ancora il regno d'Italia, o vuoi rimanere nello stato in cui sei? E i plebisciti al 95-96%, risultati reali, non risultati che uno può pensare, la si dice, no, alla bulgara, o come quelli, no, molto incerti e discussi referendum repubblica o monarchia del 1946, diedero questo slancio per unificazione. Rimaneva tutta la fetta del regno di Regno di Sicilia, dove c'era uno stato con sovrano, i Borboni. Naturalmente i francesi e le altre potenze europee dicono: non se ne parla di una guerra ufficiale. Nasce lì l'operazione dei Mille. Cos'è l'operazione dei Mille? Sostanzialmente Garibaldi, che non è mai stato un ufficiale dell'esercito italiano, come voi sicuramente sapete, è sempre stato un irregolare, ha sempre organizzato dei volontari, fa un accordo con Cavour. Cavour gli fornisce poca assistenza, anche perché avevano paura poi di Garibaldi in qualche modo, poca assistenza navale, qualche arma, e dice: vai, se va bene facciamo l'Italia, se va bene, se va male, tu chi sei? Ci hai provato, ti disconosciamo, no? Questa era un po' l'idea. La famosa spedizione dei Mille, se ben chiaro, non furono i Mille a liberare, partirono i Mille, poi si incossarono. L'esercito di Garibaldi arrivò anche a contare 50-60 mila uomini. Hanno una vittoria velocissima, i Borboni sono sbaragliati, tanto che hanno paura Cavour e il re che Garibaldi faccia le riforme sociali, quindi una vera rivoluzione, le riforme della agraria, e quindi possa unire all'unità la democrazia, la rivoluzione sociale. E quindi intervengo, da qui la discesa rapida dell'esercito italiano che attraversa tutti questi territori, che poi saranno tutti quelli del plebiscito, li attraversa tutti, per dire: momento, fermati, cioè, li attraversa tutti, poi fanno i plebisciti, la stretta di Teano, e l'Italia è praticamente unita. Non tutta, la sulla cartina non ho mai, se mi dispiace, rimane fuori il Lazio. Tutto il Lazio, rimane fuori il Veneto, rimane fuori il Friuli Venezia Giulia, rimane fuori il Trentino. Trentino, Veneto saranno italiani nel 1866, terza guerra d'indipendenza, grazie all'alleanza con la Prussia, che sta costruendo invece la Germania. La Germania formalmente nascerà nel 1870. Chambre.